Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Ludecride Babes TV! Bene ragazzi, oggi nuovissima reaction a un cantante che abbiamo portato per la prima volta, che ho portato per la prima volta la scorsa settimana, e lui è Gabriel Enrique con la canzone Stand Up. Allora, Stand Up è una canzone che io adoro, cioè nel senso è qualcosa per me di epico. Dalla prima volta in cui l'ho ascoltata sono rimasto scioccato ed è stato qualcosa per me di pazzesco, perché Stand Up io non so definire questa canzone. Conoscendo dalla scorsa volta Gabriel Enrique con il video di Oh Holy Night, ve lo lascio qui, ho notato che ha una capacità e un talento unici. Cioè ha un, come posso dire, un controllo vocale, un range e una potenza nella voce che veramente non ho mai sentito in tanti altri cantanti. La cosa che voglio specificare di lui è che è veramente perfetto, on point, come si direbbe in inglese, diciamo. Non sbaglia una nota, il suo timbro è pazzesco ragazzi, poi quando sale che diventa così raspi la sua voce a me proprio mi manda in paradiso. Una voce del genere, no? Una certa tu rimani scioccato, perché non c'è niente da dire, è qualcosa di pazzesco, e quindi sono veramente veramente curioso di vederlo e che farà la cover appunto di questa canzone che si chiama Stand Up. Se ricordate di iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi, perché così porteremo tante altre reaction a Gabriel Enrique. Dobbiamo avere comunque una fanbase di Gabriel Enrique che ci segue, altrimenti come facciamo a fare altri video? Seguiteci su Instagram, anche lì postiamo tutti i giorni più o meno, sempre nuovi aggiornamenti e tante curiosità riguardo noi, me e Ludovica. E poi, cosa più importante di tutte, lasciate tanti like al video e condividetelo, così che noi possiamo fare tante altre reaction a Gabriel Enrique. Bando alle ciance, iniziamo subito! Wow! Prima di iniziare ragazzi, già mi sto emozionando. Di base dietro ha quattro lampadine e un muro, però è evocativo da morire. I've been walking, if my face run to the sun. Weight on my shoulder. A bullet in my gun. No vabbè ragazzi, io penso che solo in questo pezzetto ha cambiato tipo 300 milioni di note. Just in case I have to run. I do when I can for my people. While the clothes were back and the stars fill the night, that's when I gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Ok, fermi, aspetta. Prima di andare avanti, io ragazzi mi sto emozionando. Cioè è pazzesco chi entra dentro proprio. Oh mamma mia raga, come si fa ad essere così? No veramente me lo dovete spiegare. Pervade completamente e ti porta con sé in un mondo tutto suo. No vabbè ragazzi, io non ho parole, è pazzesco. Oddio, ma cos'era quello? Low notes ragazzi, mamma mia, pazzesco, non ho mai sentito andare così basso. Oddio. Ma sing it! Towards the separating line. Oh.
No, ragazzi, ha una voce così clean, così pulita, così chiara, però allo stesso tempo è così risuona proprio, cioè un usignolo proprio. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. For I cross the river, and you with freedom. Oddio, fermi, aspetta, sta arrivando a un punto. Oddio, ragazzi, mi sto veramente emozionando. Oddio. Allora, mi devo preparare psicologicamente perché so già che questo pezzo sarà esplosivo. Mi porterà veramente in paradiso. Io sono senza parole, cosa ho appena fatto? Ci ha mantenuto quella whistle notes, penso, per 15 secondi. Questo ragazzo è pazzesco, è troppo, troppo, oddio, oddio. Penso di essere appena diventato un fan sfegatato. Ragazzi, è passato dal belting al whistle notes tutto a un tratto, cioè è una cosa impossibile da fare, ma come ha fatto? Ragazzi, ha un controllo vocale unico. Io sono senza parole. Questo per me è troppo. No, cioè, non ci sono parole, non ci sono parole. Cioè, adesso devo arrovellarmi un attimo perché non mi viene. Cioè, è talmente pazzesco che non si può commentare perché è troppo. Va oltre tutto quello che io abbia mai sentito, mai visto, mai tutto proprio, eh. Perfetto, dall'inizio alla fine ha fatto delle cose che io non ho mai sentito fare, cioè passare dal belting al whistle notes in tipo un millesimo di secondo, non ho mai sentito una cosa del genere, ma come cavolo ho fatto? È stato troppo, troppo. Questo ma è scioccante, questa è la parola, è scioccante. Non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. Una performance impeccabile. Ragazzi, dovete mettermi nei commenti altre reaction che devo fare assolutamente. Perché io sono posso dir qui lo dico, sono appena diventato un fan di Gabriele Enrique. Io voglio sapere tutto. Se c'è su Spotify, mi scaricherò ogni cover che ha fatto, ogni canzone, tutto. Voglio sapere tutto. Quindi questa era la mia reaction e spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. Iscrivetevi. Perché? Perché così noi possiamo portare nuove e entusiasmanti reaction a Gabriele Enrique. Mi raccomando, lasciate nei commenti la prossima reaction che devo fare a Gabriele Enrique.
Poi seguiteci su Instagram, anche lì siamo super attivi, mettiamo un sacco di post riguardo la nostra vita se vi interessa. E lasciate tanti tanti like e condividete questo video, così che noi possiamo far arrivare l'arte di Gabriele Enrique a tutto il mondo, perché veramente ragazzi, questo ragazzo merita di essere famoso ovunque, perché è leggendario. Detto questo, ciao!